Prepariamo insieme con la birra a cottura lenta con purè di zucca e patate. Gli ingredienti che occorrono sono: per il pollo alla birra abbiamo 10 g di sale grosso, un pizzico di pepe nera in grani, un rametto di rosmarino fresco, gli aghi lavati ed asciugati, 2 bacche di ginepro, 4 cosce di pollo senza pelle, 60 g di cipolla in quarti, 30 g di olio extravergine di oliva e 600 g di birra. Per il purè di zucca e patate servono 60 g di scalogno, 2 spicchi d'aglio, 15 g di burro, 700 g di patata pasta farinosa pelata a dadini, 200 g di polpa di zucca a dadini, 100 g di brodo vegetale, un cucchiaino di sale, un rametto di timo fresco, le foglioline lavate, un cucchiaino di zenzero secco macinato, un quarto di cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di noce moscata opzionale e 30-50 g di burro a pezzi. Iniziamo a cucinare. Andiamo a mettere quindi il 10 g di sale grosso, e un pizzico di pepe nero in grani, il rametto, gli aghi lavati e asciugati, di rosmarino, uno spicchio d'aglio e 2 bacche di ginepro. Vado a mettere tutto all'interno del bimby. Posiziono il musulino. Avanti, 10 secondi turbo. Adesso trasferiamo questo sale aromatizzato in una ciotola e cospargiamo le cosce di pollo con questo sale aromatizzato. Sono 4. Nel boccale 60 g di cipolla in quarti, 5 secondi velocità 7. Andiamo ad aggiungere 30 g di olio extravergine d'oliva. Andiamo a friggere per 3 minuti 120 gradi velocità 1. Trasferiamo adesso la cipolla rosolata in una ciotola. Questa cipolla rosolata nel bimby non supera mai, impostando la temperatura di fumo, quindi è un fritto che non fa male. Azionare il coprilame e andiamo a mettere le cosce di pollo all'interno del boccale. Grammi di birra, io rigorosamente uso Messina. 95 gradi, cottura lenta. Trascorse le 3 ore, usciamo il contenuto del pollo. Lo versiamo in una ciotola e lo teniamo in caldo. Rimuovere il coprilame e laviamo il boccale. Prepariamo adesso il purè di zucca e patate. Andiamo a mettere nel boccale 60 g di scalogno. Mamma, ma cos'è il carogno? La cipolla. La cipolla. Mettere 15 g di burro. Sì, vai. Posizione misurino. Sì. 3 secondi, velocità 5. Lo vediamo per l'ora. Stavolta è questa della. Ok. 5 minuti, 120 gradi, velocità 1. 100 g di patate a pasta farinosa, pelate e a dadini. 100 g di polpa di zucca tagliata a dadini. Sì, perché? Vegetale. Sì, devo vegetale. Un pochino di sale, un rametto di timo. Io veramente non ce l'ho, lo vado a sostituire con un po' di maggiorana. Via, zenzero, ce la puoi fare, zenzero, ce la puoi fare. Nuovamente il cestello al posto del misurino, cuocere per 20 minuti 100 gradi, velocità soft. Andiamo ad aggiungere altri 30-50 g di burro. Prendiamo il misurino.
30 secondi fino a 7. Ecco pronta il nostro purè di patate e zucca. Il nostro piatto è servito.